Richiesta di installazione obbligatoria di sistemi efficaci di rilevamento dell'aria contaminata e di filtraggio dell'aria di spurgo sugli aerei passeggeri. L'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha dichiarato: l'aria contaminata non è un problema di sicurezza del volo. La qualità dell'aria su un aereo passeggeri a reazione è simile o migliore di quella che si osserva in normali ambienti interni e l'aviazione civile americana, FAA, ha dichiarato: gli studi hanno dimostrato che l'aria in cabina è buona quanto o migliore dell'aria che si trova negli uffici o nelle case. In rari casi alcuni problemi meccanici possono causare l'ingresso di fumi in cabina. Fin dai primi viaggi aerei globali, l'aviazione ha sempre cercato di migliorare la sicurezza del volo e di rendere il viaggio il più sicuro possibile. Attraverso le nuove tecnologie e l'analisi degli incidenti, l'industria aeronautica ha spesso trovato nuove soluzioni per affrontare le carenze e ridurre il rischio per gli equipaggi e il pubblico viaggiante. Tecnologie come radar meteorologici e sistemi di atterraggio automatizzati, sistemi di allarme di prossimità al suolo, sistemi anticollisione, sistemi di rilevamento del wind shear, sistemi di emergenza. Dall'11 settembre, nuove porte della cabina di pilotaggio chiuse e blindate. E dopo la scomparsa del volo malese MH370, è stata introdotta la funzione Automatic Dependent Surveillance, Broadcast ADS-B, per aiutare a localizzare gli aerei in tempo reale. Questi sono solo alcuni dei numerosi passi avanti fatti dall'industria aerospaziale nel corso di decenni per migliorare la sicurezza del volo. Tuttavia, l'aviazione ha ancora un tallone d'Achille. Un problema che esiste dagli albori dell'era del jet. Un'impropria filosofia di design. Il problema riguarda il modo in cui l'aria viene immessa nella maggior parte degli aeromobili, un sistema noto come aria di spurgo, poiché spurga dalla sezione di compressione del motore. L'aria di spurgo viene così contaminata in varia misura dagli oli motore riscaldati che entrano in cabina per via di come è progettato il sistema. E poiché quest'aria non viene filtrata, questo problema rappresenta un potenziale rischio per la salute e per la sicurezza di equipaggi e passeggeri. I primi rapporti sulla sicurezza del volo collegati all'aria contaminata risalgono ai primi anni 50 negli aerei militari. Ho visto tutto appannato. Ho iniziato ad accusare nausea e notevoli capogiri. Non ricordo odori strani o sgradevoli, né qualcosa fuori dall'ordinario. I militari hanno da tempo istruito tutti i piloti a utilizzare le maschere di ossigeno per mitigare il problema. Sugli aerei civili, la portata del problema è stata sottostimata per decenni e mascherata dal fumo di sigaretta, fino all'introduzione del divieto di fumare sugli aerei che avvenne tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Da allora, il numero di eventi segnalati di contaminazione dell'aria di cabina è aumentato rapidamente a livello globale, così come le segnalazioni di problemi di sicurezza del volo. Ho tolto le cuffie dalla testa, ho afferrato la maschera dell'ossigeno rapido. Non ricordo quasi come ho fatto. Questa è stata l'ultima cosa che ho potuto fare fisicamente, perché poi ero praticamente paralizzato. Non potevo muovermi. Non potevo nemmeno più alzare la mano. Il capo dell'autorità di regolamentazione dell'aviazione australiana, CASA, due decenni fa ha riconosciuto il problema. Non c'è dubbio che di tanto in tanto si sviluppino fumi di cabina su tutti gli aeromobili. Penso che questa sia una caratteristica intrinseca della progettazione di tutti i sistemi di condizionamento dell'aria degli aeromobili che funzionano con il sistema di spurgo dai motori, che a volte accusano delle perdite. Sono venuto a conoscenza di documenti che suggeriscono che ci siano stati scambi di tangenti in cambio del silenzio sui difetti degli aerei che producono fumi tossici. Il primo documento è intitolato Accordo ed è datato 3 settembre 1993. Il fumo ha iniziato a uscire dai condizionatori d'aria e qualcuno ha detto: ah, c'è fumo! La gente era nel panico. E poi, molto rapidamente, l'intera cabina è stata avvolta da questo fumo e la gente si è accorta che stava accadendo un evento molto serio. Il personale di cabina aveva davvero paura. Si vedeva che avevano paura. Negli ultimi 25 anni, i dipartimenti degli incidenti aerei hanno formulato quasi 50 raccomandazioni e indagini relative a eventi di aria contaminata sugli aerei in oltre una dozzina di paesi nel mondo.
Questi rapporti suggeriscono l'introduzione di sistemi di allarme per rilevare l'aria contaminata, ma i regolatori li hanno semplicemente ignorati. Perché? L'ICAO ha emesso delle linee guida per ridurre l'impatto negativo sulla sicurezza del volo e l'Alta Corte australiana ha chiarito senza ombra di dubbio la posizione giuridica sulle esposizioni ad aria contaminata. 18 anni sono troppo tempo per fare giustizia. Ora so che è stata colpa di un difetto di progettazione di questi velivoli. Spero che questo problema venga risolto per impedire agli equipaggi e ai passeggeri di mettere ancora a repentaglio la loro salute. L'Alta Corte australiana ha riconosciuto che l'inalazione di olio motore è dannosa. Non sarebbe mai dovuto accadere. Eppure oggi i piloti possono facilmente verificare la temperatura nella cabina dell'aereo, la temperatura esterna, ma non hanno nulla per monitorare la qualità dell'aria che respirano l'equipaggio e le persone a bordo. Sono un ex pilota di linea e indago sul problema dell'aria contaminata da quasi 25 anni. Ho un dottorato di ricerca e un master e sono un investigatore qualificato in incidenti aerei. Le autorità di regolamentazione dell'aviazione, i produttori di aeromobili e le compagnie aeree hanno fatto e continuano a fare tutto il possibile per ritardare le azioni necessarie per risolvere questo problema. Sono terrorizzati dalle responsabilità e ignorano semplicemente le prove che mostrano chiaramente che questo è un rischio per la salute e per la sicurezza del volo che deve essere risolto. Quanti altri equipaggi saranno incapacitati durante il volo o si ammaleranno prima che l'industria agisca efficacemente? Piuttosto che risolvere il problema, si limitano a condurre sempre più ricerche, con l'unico scopo di ritardare la necessità di intervenire per installare filtri e sensori sugli aerei e prendersi cura delle persone. I produttori di carburante hanno chiarito perché questi oli riscaldati non dovrebbero mai essere inalati, ma gli aerei non hanno sistemi di allarme per rilevare se l'aria è contaminata. Ignorare le raccomandazioni degli investigatori sugli incidenti aerei, ignorare gli avvertimenti dei produttori di carburante, ignorare il personale di volo che si è ammalato o che è divenuto incapace durante il volo, ignorare i rapporti degli esperti e le scoperte scientifiche e lasciare che i passeggeri e l'equipaggio continuino ad essere esposti è gravemente negligente e porta a incrementare le azioni legali, ad aumentare i costi di manutenzione e anche la pubblicità negativa, per un settore che dipende dalla convinzione fondamentale dell'opinione pubblica che il viaggio aereo sia sicuro per tutti, compresi i nascituri. Quello che non sappiamo sono le conseguenze delle esposizioni sul nascituro. Hanno finestre molto strette a volte, finestre di sviluppo dove un'esposizione può causare un grave deficit nel loro sviluppo. E sappiamo che questi composti chimici che esalano dall'olio motore possono influenzare lo sviluppo. E non è qualcosa che dovrebbe poter accadere ai nostri bambini non ancora nati. È tempo che l'industria aeronautica, i responsabili politici e le organizzazioni sindacali lavorino insieme per imporre l'introduzione di sistemi di allarme e sistemi di filtraggio totale dell'aria in cabina. Se ora hai qualche dubbio sull'aria contaminata, guardami. Ero pilota di linea. Ho volato per 20 anni. E ora non volo più a causa dell'aria contaminata. Il mio ultimo datore di lavoro ha chiuso la mia posizione con una lettera nella quale affermava: non possiamo più garantirle un ambiente di lavoro sicuro. E questo era riferito all'aria nell'aereo. Quindi, ehi, siamo seri. Se non è sicuro per me, come può esserlo per te? Tutti gli equipaggi e i passeggeri meritano di respirare aria pulita. È tempo di installare sensori efficaci e sistemi di filtraggio dell'aria di spurgo sugli aerei passeggeri. Vola informato e pretendi un cambiamento efficace. L'industria ha avuto abbastanza tempo. Ora deve risolvere il problema.